Ciao a tutti, sono Jolly Rouge e questa è una puntata di recap, ovvero un riepilogo. Tuttavia si tratta del riepilogo di qualche puntata che voi non avete visto, dato che l'ultima registrazione da un'ora e mezza di Grim Fandango è risultata essere poi in fase di editing senza audio di gioco. Ho deciso di raccontarvi allora quello che è successo, mostrandovi nel contempo le immagini del gioco. Cominciamo. Siamo rimasti fermi a quando, in cerca di strumenti per Glottis, di una tessera soci della Federazione per noi e di Naranja, per impedirgli di raggiungere la nave da prendere per salpare, ci siamo imbattuti nelle api operaie, alle quali abbiamo chiesto di darci i loro attrezzi o le loro tessere. Citando maldestramente Karl Marx, hanno rifiutato. Torniamo allora al Calavera, dove Lupe ci dirà che Lola, la tizia col cappello enorme, ci stava cercando e ha lasciato un messaggio per noi. Dopo averlo trovato con difficoltà, scopriamo che è vuoto, ma ci viene detto che al suo interno era probabilmente contenuta una chiave. Allora andiamo al casino, dove troviamo un certo Charlie seduto a un tavolino. Capiamo che è uno abituato a compiere furti e a falsificare documenti, e in più ha dei debiti con noi. Con nonchalance riusciamo a sottrargli uno strumento per stampare delle ricevute false delle scommesse su corse dei gatti. Gli chiediamo anche se ci può falsificare le tessere della federazione, ma acconsente solo a patto che noi riusciamo a ottenere i soldi che Maximino gli deve. Ci dirigiamo nell'edificio dove avvengono le corse dei gatti, al cui interno è presente un circolo frequentato da Maximino, e da cui Charlie è stato buttato fuori. Riusciamo a entrare grazie a un pass VIP fornitoci proprio da Charlie. Al piano di sopra troviamo Nick, l'avvocato di Maximino. Ci dirigiamo invece da quest'ultimo e finalmente lo vediamo in faccia. Cerchiamo di dirgli che la sua fidanzata, Olivia, se la fa con Nick, ma lui non vuole crederci. Noi sappiamo però che Lola aveva scattato una foto dei due mentre si baciavano. Usciamo dall'edificio e, vagando qua e là, troviamo una sorta di periferia della città, dove all'interno di un improbabile salone di tatuaggi troviamo niente meno che Naranja. Mentre il tizio del salone gli fa i tatuaggi, non fa altro che rimanere attaccato a una bottiglia di un non meglio precisato alcol. Torniamo al Calavera e compiamo l'imperdonabile errore di parlare a Glottis, ex commettitore incallito, della nostra tessera VIP per il circolo di Maximino. Tempo qualche battuta che ci giriamo e lui non è più al pianoforte del Calavera. Andiamo al circolo ed è lì che lo troviamo, intento a sorseggiare del vino aspettando la prossima corsa dei gatti su cui scommettere. Usciamo e andiamo per caso al nostro ufficio a Calavera, troviamo delle lettere mandateci da Salvador, il rivoluzionario. Ci informa che le uova di piccione si sono schiuse e i due pulcini, battezzati Manny e Mechi, sono ansiosi di servire la causa rivoluzionaria. Ci dirigiamo allora al Blue Casquet, dove facendo vedere le lettere di Salvador a tre simpatizzanti della causa, seduti a un tavolino, riusciamo a ottenere la loro fiducia. Ci presteranno così un libro intitolato Organizzazioni sociali rivolte per principianti. Lo doniamo alle nostre amiche api. Esse formeranno un sindacato, manifesteranno e il loro capo verrà portato in prigione. Toccheranno liberarlo e per nostra fortuna conosciamo un avvocato che sa che noi sappiamo che se il suo capo sapesse che lui se la fa con la sua ragazza passerebbe dei guai. Andiamo a ricattarlo, ma lui molto tranquillamente si alza e se ne va, lasciando il suo portasigarette sul tavolo. Analizzandolo scopriamo che contiene qualcosa nel doppio fondo, che però non riusciamo ad aprire. Lo prendiamo e lo portiamo alla guardia dell'edificio, dicendole di averlo trovato sotto la sua scrivania e che a metterlo lì è stato un tizio dall'aria sospetta e con gli occhi da pazzo. Lei farà detonare la presunta bomba e a noi rimarrà la chiave che era contenuta nel doppio fondo. Più in là del porto troviamo poi un faro. Ci avviciniamo e notiamo con piacere che la chiave di cui siamo entrati in possesso era proprio la chiave del faro. Saliamo e lo spettacolo che ci separa davanti è quello di Lola che è stata germogliata. Poco prima della fine definitiva ci dice di aver nascosto la foto che comprometterebbe Nick e Olivia, ma si perde troppo in chiacchiere e quindi muore prima di dirci il luogo esatto dove l'ha messa. I suoi resti vengono portati via dal vento e per terra rimane solo una specie di tessera con il disegno di una lingua e con la scritta numero 22 lingua. Torniamo per l'ennesima volta al Calavera e parlando con Lupe ci rendiamo conto che quella è una delle tessere che lei usa per il suo sistema di scaldatura dei cappotti. Corrisponde a una giacca da donna, la prendiamo orgogliosamente e all'interno di questa troviamo un altro foglietto con scritto numero 36 l'ancora arrugginita. La mostriamo a Lupe, che però ci dice che il 36 non fa parte del suo sistema di scheddatura. Quindi dove avrei nascosto la foto, Lola? Riusciremo a ottenere l'aiuto gratuito di Nick ricattandolo con la foto? Naranja ha già intenzione di rimanere al salone a fare i tatuaggi, oppure lo dovremo convincere noi per impedirgli di raggiungere la nave e poter quindi prendere il suo posto? Le risposte a queste altre domande le troverete nelle prossime puntate. Io sono Jolly Rouge e questa era la puntata recap di Grim Fandango. Ciao e al prossimo video!